tutti, almeno quelli che si interessano di calcio o della nazionale, ci speravano. Molti hanno cominciato a dubitarlo quando hanno visto il pressing aggressivo della Spagna. Qualcuno ha pure temuto che la lotteria dei rigori ci avrebbe rifatto faccia, per dirla all'abruzzese. Ma quando il cardiopalma ha raggiunto la vetta, quando il fisco dell'arbitro ha segnato la fine dell'incubo e l'inizio del sogno, quello in grande stile, quello della finale, allora non ce n'è stato più per nessuno, né per gli scettici né per i pessimisti. L'Italia c'è, è in finale agli europei e questa è già una notizia, vada come vada. La festa ci sta. E infatti è esplosa ovunque, in Italia come in Abruzzo. Le piazze hanno esultato e fatto baldoria, anche con qualche imprudenza smascherata, visto il periodo ancora covidoso. Qui per esempio siamo a Pescara, sulla spiaggia dietro la fontana di Cascella. Immagini e parole di Luca Pompei che hanno raccontato la festa in diretta sulla pagina Facebook di Rete 8. Ma ovunque caroselli e cortei, sbandieramenti e cori, nelle strade e nelle piazze è stato sciorinato tutto il repertorio fermo ormai da troppo tempo. La nazionale infatti è tornata in finale agli europei di calcio ben 9 anni dopo l'ultima volta. Un'attesa troppo lunga e troppo sofferta che finalmente ha trovato una via di fuga possibile, anche se ancora da asfaltare.